Luca, io credo che sia quasi inutile parlare di Boilers perché i nostri telespettatori sicuramente avranno seguito decine e decine di filmati sul carp fishing, certo. Ma certamente raramente avranno visto delle Boilers di queste dimensioni. Queste sono le famose mini Boilers di cui parlavamo all'inizio e che risultano particolarmente preziose in acque come queste, che sì. Sono cave o ex cave, comunque in laghi di dimensioni ridotte, ben popolate da carpe non di enorme dimensione. No, no. Carpe, diciamo, che possono andare dal chilo ai 3-4 kg, non di più. Ogni tanto qualcuna più grossa, ma comunque la taglia media è ecco, quella. Ecco, difficilmente prenderemo una carpa, un mostro da carp fishing, come può essere quelle certo. che prendono i vari Ripamonti eccetera eccetera, sì, sì, quelli sì. Sono pesci 20 kg, 25, no, non ne prenderemo di no, sicuro. No, siamo però più modesti. Noi siamo più modesti, li spiccioliamo. Sì. Noi li spiccioliamo. Spiccioliamo e per far quel tipo di pesca lì corrono delle boilers dai 6 massimo ai 10 centimetri, 10 millimetri, millimetri di diametro, che però permettono una pesca piuttosto rapida. Ecco, che non avremo attrezzature pesanti come certo. succede nel carp fishing, ma avremo attrezzature dal leggero al molto leggero, anche perché non prenderemo solo delle carpe, probabilmente prenderemo anche qualche pesce di diversa qualche specie. Qualche carassio. Può capitare qualche carassio, quindi pesci dalla bocca piccola, certo. che, per le quali occorre questo tipo di innesco, che ovviamente vi faremo vedere dopo. Abbineremo all'uso delle boilers come esca della pastura. Che pastura è questa? Questa è pastura dolce, pastura diciamo da carpe, pastura commerciale, base penso di biscotto, pastoncino e cose del genere, arricchita con alcune mini boils. Generalmente un po' di mini boils, un po' di un mais. Un po' di mais, sì. sì è sì. una pastura dolce, sì. tranquilla, normale, niente di quelle di che si usano nella pesca al colpo. Ecco, sta cominciando anche a piovere, sì, era sì. previsto, d'altra parte è così, però noi non ci scomponiamo assolutamente, continueremo con la nostra pesca e passeremo adesso invece alla fase più tecnica, cioè quella della costruzione della lenza, della lenza certo. e parleremo un po' dell'innesco e dei pasturatori che abbineremo sì, sì. a questo tipo di lenza.